oggi per noi è un giorno molto importante perché oggi è il giorno in cui ufficialmente presentiamo modo attraverso un finanziamento che prevede appunto la sensibilizzazione di tutta la regione. Per quanto riguarda Farmacia Politica, è un'associazione composta da studenti universitari, da ragazzi tutti under 30. Il nostro ruolo è stato quello di creare le connessioni, in sostanza, tra il mondo dell'associazionismo dal mondo accademico, a cui partecipiamo in qualità di relatori all'interno del tavolo. Importante forze la prevenzione e poi anche tutto il lavoro che spesso è molto riservato, molto nascosto anche, legato al mondo della, anche dei malati, delle persone malate di AIDS. Importante forze la prevenzione e poi anche tutto il lavoro che spesso è molto riservato, molto nascosto anche, legato al mondo della, anche dei malati, delle persone malate di AIDS. È un problema sottovalutato, un problema che viene, non viene considerato prioritario sicuramente, e inoltre anche notevole lungimiranza politica, perché capire che investire energie e anche chiaramente risorse finanziarie in prevenzione chiaramente ha un ritorno anche da un punto di vista banalmente economico notevole. Sì, prima di tutto molte delle cose che ha detto Fabio sono ovviamente condivise, perché le abbiamo fatte lungo questo percorso che ci ha visti arrivare ad oggi a presentare questa campagna. Devo dire che io ero molto scettica, come tutti sanno, io ero molto scettica sulla possibilità di poter avviare una campagna di comunicazione, perché è anche una campagna di comunicazione importante a 360 gradi e su tutta la Sardegna. Farmacia Politica, nella persona di Fabio e Francesco, lo sanno molto bene. Dico anche perché anni fa si creò un tavolo, la Regione Sardegna creò un tavolo di coordinamento tecnico regionale sull'HIV e l'AIDS, venne creato, si formò con persone del mondo scientifico, istituzionale, eccetera, però non venne mai convocato. Credo che l'unica persona che chiamasse per convocarlo era la sottoscritta, però questa cosa non è mai partita, per cui faccio una premessa. La LILA è un'associazione che esiste a Cagliari dal 1994. È nata negli anni della grandissima emergenza dell'AIDS, quando non esistevano terapie antiretrovirali. Quindi anche a Cagliari ci fu una grandissima emergenza. Una generazione quasi di persone è morta perché si moriva. C'era un'evoluzione della patologia che non veniva contrastata da nessuna terapia, perché non esistevano terapie, inevitabilmente le persone arrivavano alla morte. Noi siamo nati in quel periodo storico, quindi anni in cui lavoravamo solo, veramente di fronte alla, non potendo neanche offrire delle prospettive alle persone, ma il più delle volte accompagnandole semplicemente alla morte, supportando le famiglie, perché il grandissimo disagio era anche delle famiglie che avevano in casa una persona malata di AIDS, ricoverata agli infettivi, per esempio, e tantissime volte noi venivamo contattati perché i genitori dei ragazzi non avevano la forza di stare in ospedale. Non so quanti di voi abbiano visto mai un malato di AIDS in fase terminale. Oggi fortunatamente non lo si vede più grazie alle terapie, però era una morte terribile, le persone morivano veramente consumate da una malattia che stravolgeva completamente l'aspetto fisico e non soltanto. Quindi noi abbiamo lavorato molto in quel frangente e cominciato a lavorare sulla prevenzione. Dico due cose per chi magari non ci ha mai sentiti. Abbiamo dal 1994
un centralino telefonico, un helpline che lavora tutti i giorni, tutte le sere, per offrire informazioni a chiunque chiami. Quindi non soltanto a chi ha un problema legato all'HIV, ma a chi ha avuto un comportamento sessuale e non sa se quel comportamento è a rischio oppure no, e quindi chiama Lila per avere delle informazioni sul rischio occorso, ma anche per avere un'informazione più precisa su dove andare a fare il test, come mi devo comportare se sono diventato positivo all'HIV, con chi posso parlarne. E da qui anche la nascita di un supporto psicologico, sempre offerto da uno psicologo volontario all'interno della sede. Questa è la nostra prima attività, che non si è mai fermata, badate bene, dal 1994 questo centralino, potete chiamare tutti i giorni ed è sempre attivo. L'altra grande, dico il punto, forse di forza, l'osservatorio privilegiato che noi abbiamo sull'HIV è certamente sulle fasce giovanili, perché da 10 anni, questo è il 10° anno in cui portiamo avanti il progetto EduKids, che è un progetto destinato proprio alle scuole medie superiori, completamente autofinanziato ovviamente perché nessuno l'ha mai voluto finanziare, un progetto nel quale facciamo degli interventi di formazione sulle fasce giovanili. Quindi un intervento di educazione alla salute generale nel quale poi si inserisce l'HIV, ma non solo l'HIV, perché noi stiamo parlando di HIV, ma oggi ci sono tante malattie, infezioni che si trasmettono sessualmente, che purtroppo sono prepotentemente tornate alla ribalta. Quindi questa è l'altra cosa che è molto importante da sottolineare. La sottolineo anche perché i dati nazionali, disgraziatamente anche nell'ultimo anno, parlano di quasi 3.500 nuove infezioni. Anche in Sardegna il numero delle nuove infezioni è cresciuto rispetto agli anni precedenti e non è un buon segnale. Vuol dire che non facciamo abbastanza per far comprendere quelli che sono realmente comportamenti a rischio e, badate bene, quelli che non lo sono, perché poi si scatena una paranoia tale nei confronti dell'HIV che non si vede per nessun'altra patologia, vi assicuro, nonostante oggi abbiamo delle informazioni precise e corrette sulla trasmissione, il fatto che comunque non si parli mai dell'HIV come una patologia che si può incontrare nella propria vita durante un rapporto sessuale con un partner che ha l'HIV e che forse non lo sa, tra l'altro, fa sì che le persone non abbiano come dire, la consapevolezza di avere delle informazioni chiare e corrette. Da questa consapevolezza, soprattutto a scuola, e soprattutto considerate anche che noi seguiamo delle persone molto giovani anche in sede, abbiamo dovuto seguire anche dei minori, per esempio, non ci siamo potuti sottrarre alla responsabilità di farlo, anche se la legge ce lo vieta, perché la legge mi dice che se io ho 17 anni e ho corso un rischio reale, non posso andare a fare il test. Devo andare con mio padre e mia madre, con entrambi i miei genitori. Ora, io sfido chiunque a 17 anni ad andare a raccontare ai genitori che cosa gli è successo, la paura, l'angoscia che ha, e a farsi accompagnare a fare il test. Può capitare, sicuramente ci saranno delle famiglie che hanno gli strumenti per affrontare questo tipo di problematiche, ma vi assicuro che nella maggior parte dei casi non è così. Quindi ci siamo anche assunti la responsabilità di fare il test contravvenendo appunto alla legge, d'accordo con il policlinico, con la direzione, eccetera, perché il ragazzo aveva corso un rischio reale, concreto, e quindi proponendoci di attivare quelli che sarebbero stati gli strumenti necessari soltanto dopo. La cosa importante che c'è da dire poi è che noi ci siamo attivati per fare il test gratuito e anonimo, siamo gli unici in Sardegna ad oggi, io credo, a fare il test rapido salivare che dà la possibilità in mezz'ora al massimo di avere una risposta sul proprio stato sierologico. Perché è importantissimo fare il test oggi più che mai? Perché se una persona fa il test, entra in terapia in tempi brevissimi. Entrare in terapia che cosa comporta?
che questa persona abbassi la propria carica virale, quindi arrivi ad una situazione clinica tale da non poter più trasmettere il virus ai suoi partner. E questa è una cosa importantissima, è un contenimento, uno dei, come dire, dei privilegi della terapia, quindi di sapere se si ha l'HIV e di entrare in terapia, ci permette di contenere le nuove infezioni da HIV e contemporaneamente salvaguardare la salute della persona con HIV. E parliamo di salute, ma non stiamo parlando soltanto di salute. Uno degli obiettivi più grandi della Lila è anche il rispetto dei diritti delle persone con HIV. Quindi noi combattiamo con molti dei nostri strumenti, con le campagne innanzitutto, lo stigma, la discriminazione che ancora oggi sono fortissime nei confronti delle persone con HIV. La Lila non potrà mai essere un'organizzazione che ha 5.000 follower, faccio un esempio che potrebbe far sorridere. Perché? Perché le persone hanno il terrore anche di mettere un mi piace sulla tua pagina, le persone che hanno l'HIV sono terrorizzate. Se vengono in sede, ti chiamano prima dicendoti ma c'è una persona fuori dalla porta, non posso entrare perché mi vede, perché significa che quella persona mi può riconoscere e io posso essere comunque una persona che viene indicata, la mia famiglia può essere coinvolta in questa cosa e non è facile. La storia delle persone con HIV in Sardegna, come nel resto d'Italia, ma parlo soprattutto per la Sardegna, anche se conosco la situazione italiana perché faccio parte del coordinamento nazionale della Lila, è una situazione forse ancora più chiusa rispetto a quella nazionale. Quindi le nostre attività principali sono sempre state volte a favorire nelle persone la consapevolezza dei rischi che si possono correre, utilizzare tutti gli strumenti, cioè il counseling telefonico, gli incontri vis-à-vis, fare degli incontri di formazione per le persone che per noi sono finalizzati all'acquisizione di nuovi volontari, ma anche se non diventano volontari, per noi è importante perché quelle persone avranno comunque delle informazioni corrette e poi parlare correttamente quando si parla delle persone con HIV, perché si fa una grandissima confusione, si parla sempre di persona con AIDS quando sappiamo bene che le cose sono molto diverse. La cosa molto bella che stiamo facendo ultimamente, questo è un progetto reale che è entrato nel suo secondo anno, è un progetto nelle carceri sarde. Abbiamo fatto un'analisi della situazione epidemiologica e anche della somministrazione della terapia in tutte le 9 carceri sarde, colonie penali e carceri insomma, e adesso la seconda fase del progetto la stiamo destinando a UTA perché siamo tutti volontari, lavoratori, studenti, quindi dobbiamo anche ritagliare il nostro tempo calibrandolo anche sui nostri impegni quotidiani. E quello con il carcere di UTA è un progetto molto interessante perché ci ha fatto rendere conto della fame di informazione che c'è in carcere. Cioè in carcere c'è uno stigma nei confronti di chi ha l'HIV che non esiste nei confronti di chi ha l'epatite C, per esempio, che volendo è un virus che si può contrarre molto più facilmente in carcere. In carcere si continua a fare tatuaggi, in carcere si utilizzano sostanze preventive, anche se la direzione del carcere dice che non è vero, lo sappiamo benissimo perché è chiaro, in carcere ci sono anche dei rapporti sessuali. Ovviamente tutto questo non trappela in un rapporto con la struttura carceraria, trappela nel rapporto con le persone, con la popolazione detenuta con cui questo progetto va avanti ed è estremamente interattivo. Per noi è stato molto interessante capire come all'interno dei gruppi, chiaramente gli incontri in carcere si fanno per sezioni e per piccoli gruppi perché devono stare attenti a non mettere insieme sezioni che siano in contrasto per qualche motivo, ma in questi piccoli gruppi siamo riusciti a sensibilizzare le persone che non hanno l'HIV nei confronti dei loro compagni di cella che ce l'hanno,
facendo capire quelli che sono i rischi reali e quelli che non sono invece rischi veri e propri. Quindi questa è la storia della Lila sintetizzata così per arrivare fino ad oggi a questa, ribadisco, prima campagna istituzionale della Regione Sardegna sull'HIV. Per noi è un punto di arrivo importantissimo, speriamo che sia come dire, l'inizio di una collaborazione reale, attiva da parte di chi ha creduto in questo progetto, che si possa portare avanti realmente una campagna informativa chiara, corretta, perché anche il linguaggio è molto importante. Come si parla di HIV per noi come Lila è essenziale, noi le parole per comunicare sono molto precise e questa è una delle cose che sicuramente noi insomma, insieme a voi speriamo di poter portare avanti e mettere in atto durante l'attuazione del progetto. Speriamo che anche dal punto di vista burocratico non ci siano problemi a portarla avanti, a svilupparla. Magari insieme, in tre, chiaramente si può sollecitare, si può fare in modo che la campagna prenda davvero vita, che possa avere il suo avvio. Direi che è tutto, io passerei a lei la parola e ringrazio di nuovo da parte della Lila, ma non soltanto della Lila, io rappresento un'associazione che è composta da persone con HIV e persone senza HIV, che ringraziano per l'attenzione rivolta a loro, alle famiglie e alla loro situazione e alla popolazione intera in Sardegna. Io dico soltanto tre cose elencando i soggetti che hanno dato vita a questa. La farmacia politica si è atteggiata come una vera e propria lobby civica, cioè appunto, come ha detto il Presidente prima, la farmacia politica ha messo in contatto, ha messo in relazione la società civile con le istituzioni, e questo in modo molto felice e molto opportuno, tra l'altro passando attraverso una fase di riflessione scientifica dove questo soggetto ha avuto una parte fondamentale. Per quanto riguarda la Lila, credo che è una sigla molto nota alla mia generazione, perché appunto quando è nata noi eravamo nell'età critica, diciamo, rispetto a questi problemi, e in quel tempo esisteva una discussione maggiore di oggi, non so se è un'informazione, però sicuramente una discussione. I giovani allora eravamo dentro questo discorso in modo veramente coinvolgente, per cui è un'esperienza che ha travalicato, che ha oltrepassato la generazione e che oggi per la Sardegna è fondamentale nel momento in cui si comincia a fare un discorso. Il gruppo del Partito Democratico ha sposato questa idea, ha accolto l'invito della farmacia politica, si è confrontato con la Lila e noi siamo preoccupati, noi siamo allarmati. Si è detto prima di non fare allarmismi, però esiste un problema grave se nuovamente riparte la diffusione della malattia, riparte il contagio. L'attuale generazione di giovani è vittima di abbandono sotto vari profili. Noi ci siamo proposti come gruppo del Partito Democratico, come amministrazione, in questa legislatura, di affrontare il problema dei giovani, di soccorrerli e di sostenerli il più possibile. Questo è uno dei lati scoperti, questa è una delle emergenze. Iniziare la prevenzione in modo organizzato, in modo istituzionale, però attraverso i soggetti sociali che spontaneamente si occupano
del problema ci è sembrata la soluzione migliore, per cui l'investimento che insieme al collega Walter Piscedda, insieme al Presidente della Commissione Bilancio Sabatini, con il nostro capogruppo che ha sostenuto Pietro Focco, ha sostenuto questo con molta, molta forza questo progetto, ecco, l'intento con i 50.000 euro di quest'anno è di iniziare appunto una campagna di sensibilizzazione e prevenzione, però come ha detto prima la Presidente, cominciare anche un lavoro che non può che essere pluriennale. In una Sardegna nella quale l'assessore della sanità dice che le riforme le ha fatte il Consiglio regionale e non l'assessorato, confermo che questa qui è un'iniziativa purtroppo non dell'assessorato ma del Consiglio regionale, e adesso è l'assessorato che deve fare la sua parte, non l'assessore come elemento della politica, ma l'assessorato come istituzione amministrativa soggetta alla legge, e la finanziaria è una legge, la legge di stabilità, e quindi cureremo e sorveglieremo il fatto che la nostra amministrazione celermente dia luogo a questa campagna e utilizzi i fondi per ciò che sono, per ciò che è stato stabilito. Ah, devo parlare, certo. No, scherzo, sono venuto volentieri non pensando di intervenire, sinceramente, perché rispetto a questa vicenda, all'intervento fatto dal Consiglio regionale, mi sono sentito semplicemente un braccio operativo, nel senso che tutti noi consiglieri regionali di ogni singolo partito siamo divisi per commissioni. E io faccio parte della commissione bilancio, quindi diciamo che attraverso me passano sostanzialmente tutti gli interventi che il Consiglio regionale decide di fare, però non l'avevo ascritto tra i miei meriti. È una delle sollecitazioni che a noi gruppo sono arrivate dal collega De Riu, che effettivamente di cui il gruppo si è fatto assolutamente carico. Forse l'errore che spesso facciamo è di dare un po' tutto per scontato, no? Siccome siamo d'accordo, che problema c'è? Ho capito, però se non lo fai poi non lo fa nessun altro, e se non lo fai tu che ci credi non lo fa nessun altro. Quindi quando non c'è stato proprio nessunissimo ostacolo, eravamo tutti in linea. Peraltro il collega De Riu è anche uno di quelli che più ha lavorato sul tema della prevenzione. Io ricordo, lui è stato il primo firmatario di una proposta di legge che sostanzialmente diceva togliamo una percentuale della spesa sanitaria, non ricordo se fosse l'1% Roberto, e destiniamolo alla prevenzione sulla salute fisica, la cosiddetta, qualcuno l'ha semplificata chiamandola la legge sullo sport, non era tanto per spingere le persone a fare sport ma per togliere le persone dagli ambulatori medici sostanzialmente, proposta che di fatto è rimasta lì come tante altre che abbiamo fatto, che però hanno segnato e hanno dato l'idea di un impegno. Quindi il fatto che siamo qui oggi a raccontare non di un impegno e di una speranza, ma di un fatto concreto, di un qualcosa che è avvenuto, è da scrivere sicuramente ai meriti non del sottoscritto, ma in primis del collega, ma direi soprattutto anche vostro. Cioè, se voi non foste un'associazione credibile, e se Farmacia Politica non fosse un soggetto che noi riteniamo l'interlocutore privilegiato perché serio delle nostre politiche, non saremmo qui.